Ce ne regalano tante di belle canzoni, gliele manda, ma gira gira cadono sempre sui Beatles, che mi sembra una canzone condivisa da tanti. Sì, vogliamo anche prima da me, dice una voce celebre. Infatti volevo prima di scoprire le voci presentare Glauco Onorato e Pino Locchi, che sono i nostri ospiti di oggi, e con loro parleremo di doppiaggio, in sintesi, cioè sono due attori che, come giustamente bisogna essere quei attori per fare i doppiatori, che prestano la loro voce a personaggi famosissimi che abbiamo sentito e che scopriremo, che ci diranno anche loro stessi nella nostra chiacchierata. Allora, dicevo, innanzitutto parliamo da qui, è giusto essere, è quasi indispensabile essere un attore per fare il doppiaggio? È indispensabile, no, probabilmente, è la prima cosa, è il fondamento, base. Il doppiatore è un attore che si è dedicato al doppiaggio. Ecco, questo perché bisogna interpretare, a volte anche riuscire a colmare magari qualche carenza a livello interpretativo da parte. Sì, se l'attore... Si parla di grandi attori, si parla... Sì, attori bravi da doppiare non c'è problema, insomma. È difficile quando l'attore da doppiare è un po' scarso. Certo. Glauco Onorato, senta, quali personaggi sono nati con lei come doppiatore? Ma proprio nati, obiettivamente, forse soltanto uno, che è quello più, diciamo, più popolare per quanto riguarda soprattutto il nostro mercato italiano, ed è Carlo Pedersoli, alias Bud Spencer. Quindi Bud Spencer, cioè lei doppia Bud Spencer, sì. Ha doppiato Bud Spencer, mentre abbiamo anche Pino Locchi ha doppiato sino a qualche anno fa, fino a 2 anni fa, sì. Terence Hill. Abbiamo ricostituito la coppia, sì, quindi sì, adesso coppia. Ha cambiato invece voce. Ha cambiato voce. E ha scelto una voce più anziana. Sì, più anziana. Più anziana, sì. Della sua, infatti. No, ma è vero. È al contrario, si trova voce più leggera. Ma invece risulta più anziana, com'è la cosa? Nell'intenzione era di scegliere la voce più giovane, poi in effetti ha scelto soltanto... Sto vedendo arrivare... Rettore! È lei! Doppia Schwarzenegger! Sì! L'abbiamo detto! No, non ancora! No, Lino Ventura! A quello stavamo dicendo! Ma tu, rettore, tu come mai sai tutte queste cose? Vuoi sapere? Siedete con noi, siedete. Scusate, Maciotti, siete, troviamo una persona. Io me ne vado. Scusate, come a casa? No, no, stai sempre. Allora, siccome lui mi ha tirato un bidone, no? C'è che cosa ti spiegati bene, in parole. No, nel senso che mi ha lasciato così. Invece poi ho recuperato benissimo, perché sono venuti ospiti Ludovica Modugno e Angelillo, Gigi Angelillo. Sì, perché tu dici dove? È una trasmissione. Rai 1. Tu fai una trasmissione radiofonica. Al lunedì, dalle 14 alle 15. Esatto. Lui è venuto. Una trasmissione sul doppiaggio. Fa adesso parla, fai sentire la tua voice. No, ma che vuoi faccia sentire? No. Allora, mamma mia. Beh, così... Però lui, devo dire, sì, che per telefono mi ha sconvolto, nel senso che parla tutto come James Bond. Ma non è vero. Ma infatti, allora aspetta, scopriamo la mattina. Scopriamo se parlo con Roger Moore, non so se parlo con Sean Connery. Non si sa. Allora, scopriamo le carte. Allora, Pino Locchi ha doppiato Sean Connery. Doppia Sean Connery, cioè, Tony Curtis. Cioè sono i miei fratelli Tony Curtis, Belmondo, Sean Connery e l'altro che non lo ricordo mai, che è un amico mio carissimo, e Sidney Poitier. E Sidney Poitier, cioè, siamo nati insieme. Cioè, Tony Curtis. Tony Curtis, Tony Curtis. Cioè, l'hai detto. Siamo nati insieme. Oh, ma, abbiamo fatto la carriera insieme. Io da doppiatore e loro da Disney. Una domanda tecnica, signor Onorato, ma quando si dà la voce. Si chiama Glauco. Glauco. Sì, ma signore, poi dai, sì, signore, senza. Ma perché poi lui è un compagnone, un ragazzone. Lui non può dare delle. Ma non c'è niente di ma signor Glauco. Ma lei si chiama come, lei si chiama come un preside universitario, signorina, scusi, come faccio? Ma scusi, ma signorino Fabio fa. Vede, signorino, sta bene, è carino. Forse non ti verrebbe da dargli da lei dopo averlo sentito doppiare l'orso Balù nel libro della giungla. È vero, lei ha doppiato l'orso Balù. No, l'orso Balù. Ah, lui! Lei invece nei cartoni animati cosa fa? Carica del 101. Ma io ho doppiato sia Carica del 101. Ah, il cane, esatto. Uno dei cani, ho doppiato. Era uno dei cani. Era uno dei cani. No, recentemente ho doppiato questo un film di Walt Disney che si chiama L'Investigatopo, dove era la storia di Sherlock Holmes vissuta da dei topi, no? E il personaggio del cattivo, il topaccio cattivo che ne faceva di tutti i colori, perché spesso e volentieri, avendo io una voce abbastanza profonda, mi fanno doppiare ruoli, se non di duri, anche di cattivi. Sì, e allora facevo questo antagonista di un film di Walt Disney che
uscito l'anno scorso, si chiamava Basil l'investigatore. Sì, sì, ma questa voce è plasmata o è così da sempre? No, no, è proprio così, romana da sempre. Cioè quando aveva sei anni già parlava. Ti spiego una cosa, per telefono, quando chiami lui, sentono tutti. Sì. Perché ha una voce talmente vibrante, cioè sono i coni del telefono che fanno... E anche perché è sordo, tra l'altro. Ma come? Sì, infatti la sentono tutti, meno io. Si parlava di questo programma direttore, un programma sul doppiaggio addirittura, il che mi fa pensare, forse mi sbaglio, che il doppiaggio di cui non si parlava fino a un po' di anni fa sia forse un mestiere di moda oramai. Ma devo dire che c'è una certa così rivalutazione o riconoscenza. Ma cominciò col successo di 07. Con 07 i primi giornali. Cioè, ci manca uno zero, 007, no, accorciamo. E hanno cominciato a parlare del doppiaggio. Prima di allora non si parlava del doppiaggio. Non è che ci farebbe la... Il mio nome, cioè, è Bob. Il merito vuol dire che è tutto tuo, Pinolocchi. No. Lo posso... Abbiamo la voce simile. Possiamo richiamare l'attenzione posso su questa cosa che abbiamo sentito forse questa noi frase che questa frase storica, come il dado è tratto, come qualunque altra cosa. Ah. Siete pronti in studio? Siete pronti in studio? Proviamo, no, scusa, io posso, perché io sono sì, più esperto. Prego. Scusi, ma... Lei chi è? Il mio nome? Il mio nome è Bond. Beh, James stupendo. Bond. Beh, stupendo. È il James che è importante, certo. Esatto. Quindi, specifica. Tony Curtis, le varie serie, attenti a quei due, Tony attenti Curtis. Attenti a quei due. Attenti a quei due con Cesare Barbetti. Ciao con Cesare Barbetti. Sì, Cesare Barbetti anche. Sì, lo adoro. Roger Moore. Mario De Angelis, perché poi ci sono le cose. Lei sa tutto, sai. Sì. Allora io do del lei adesso a Pinolocchi, invece do del tuo a Glauco. Perché volere del lei? Per volere della lettura. Perché detto... No, anche a lui. Se la lettura si pronuncia. No, però dopo, quando verrà ospite, non avrà il turno di doppiaggio, perché lui deve partire in Thailandia. Capito? E adesso l'ho trovato perché io sono un castigamatti. Devo andare a riposare, sto male. Cosa stai male? No, sono stato. Ma se sei bello, sì, ma non fiore, facciamo cioè. Così, non facciamo. Parliamo di doppiaggio, perché qui. Parliamo di doppiaggio. Glauco, ma quando si dà la voce a un personaggio che diventa poi celeberrimo, sia il personaggio e la voce stessa del personaggio, è difficile dare la voce anche ad altri. Cioè il pubblico si affeziona e dice, ma come quella voce apparteneva a lui, adesso la sento. Rimane un attimo disorientato. È una questione di cooperative. No, per fortuna riusciamo a cavarcela lo stesso, perché altrimenti saremmo condizionati solo da quello. Certo. Naturalmente questi sono attori che magari fanno un film ogni due anni, e francamente, dato che noi doppiatori, anche se c'è un luogo comune di credere che siamo delle persone facoltose che guadagnano molto, noi guadagniamo pochissimo, abbiamo delle paghe che risalgono al 74. Ma non si butti giù così adesso, e quindi abbiamo bisogno di lavorare continuamente, certo. Quindi per carità, no, riusciamo, perché ci aiuta molto l'attore che doppiamo, specialmente, certo. Appunto come diceva Pino, quando certo. Questi attori sono di valore. Io per esempio doppio Anthony Quinn. Doppiavo Lino Ventura, doppio Gent Scoburn, Lee Marvin, erano tutti attori talmente bravi loro in originale, sì, certo. Noi avendoli in cuffia, perché sentivamo in cuffia l'originale, quando si doppia si usa una cuffia, sì. No? E loro ci aiutavano molto, perché, e poi istintivamente si è portati ad alzare o ad abbassare un po' il tono della voce a seconda di com'è la voce originale dell'attore. Ecco, prima avete detto che fra le vostre voci doppiate ce ne sono due popolarissime che non sono magari le più rappresentative. No, allora, Peppino ma sono... Rinaldi e Amendola. No, volevo. No, siccome il rettore sa tutto, no. Adesso lei io invito Glauco Onorato e Pinolocchi a cantare poi la canzone di rettore. Sì, lui la sa, lui la sa. Vediamo se e sono preparati loro. Lui è una cosa venuta, mi sono permessa, scusate, sono sempre cadente. Mi sono permessa perché io sono molto amica di Glauco, ma amica da. Cioè. Io ero una bambina, era l'unico che passava le serate con me a sentire le mie canzoni, che erano di una mortalità. Ma sono venivo anch'io, ma scherzi, ma no, sono arrivato. Ma se vuoi dire così, ma perché mi sto scherzando? Ma no, mi eviti questa possibilità. Non è vero, ero vicino a te, non lo sai. Il biberò. Stavi lanciando un altro invito. Volevo finire questa nostra chiacchierata con Pinolocchi e Glauco Mauri con uno scambio di battute. Disturbarlo, poveretto. Questo ti sta bene. Credo che Glauco Mauri non doppi. No, non doppio. Che vogliamo fare? Sa anche doppiare. Siamo a 7 minuti, lo so, finiamo.
Volevo soltanto fare uno scambio di battute velocissimo. Come potrebbero fare i due personaggi popolari che avete detto prima, Bud Spencer e Terence Hill? Se Pinolocchi e Glauco Onorato sono disposti così gentili, un velocissimo scambio di battute. Noi chiudiamo gli occhi e immaginiamo di avere... Prima di fare questo devi dire una cosa che è fondamentale, perché io ormai sono diventata una sindacalista. Sì. Lui fa parte di un gruppo, si chiama il gruppo 30, di un'altra cooperativa che è gestita appunto da Renato Itz. Io non faccio parte del gruppo 30, per carità. Sì. Non facciamo casino. La signorina non lo manager. Secondo me a casa non interessa questa cosa. Lei mi confonde con Tonino Accolla. Io non faccio parte del gruppo 30, assolutamente. Sono tutti personaggi del mondo del doppiaggio, lo spiego per chi sta a casa. Sono libero, libero come l'aria. Sì, non lo sapevo. Ma siamo tutti. Vogliamo invece finire con questa cosina, se siete d'accordo? Hanno bruciato la frittata. Ti ricordi? Una frasetta sulla partecipazione a Jinx di oggi, che ne so. Terence Hill e Bud Spencer. Non me lo ricordo più. Ma una cosa qualunque. Lo tenevi un pochino più su. Un pochino più su. Sì. Allora che facciamo? Ma non lo so, non lo so che facciamo. Ma non si io sto con gli ippopotami. No, io ho fame. Io ho fame. La frittata, non lo vedi che l'hanno bruciata la frittata? Sto cretino. Bisogna spiegare che a quel punto c'era il cognac. E facevano le crepes usette. Le crepes usette, sì. chi ha bruciato la frittata? Non si può fare il doppiaggio. No, ricordate benissimo, sono due voci evocative che avevano due personaggi di popolare che abbiamo voluto tanto bene, quindi ci ha fatto piacere di sentirle e vi vogliamo ringraziare. E soprattutto Colorato, chiedo scusa ancora per la gaffa di prima. Grazie. Pinolocchi. Grazie, lettore. Grazie veramente. Servizio da New York. Sergio Costa. Grazie.